Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi vi parlo di un canale che svela piccoli trucchi che sono molto comodi nel corso della vita quotidiana. Alcuni sono veramente dei filmati, un trucco in 30 secondi. Il canale è KeepKey, trovate su doobly-doo le informazioni, e trovate moltissimi video, c'è anche della roba molto simpatica come scherzi che si possono fare il primo di aprile, trovate per Natale, trovate per Halloween. E guardate un po' i suoi video, sono tutti molto interessanti. Vi segnalo nel doobly-doo questi tre video. Innanzitutto, come costruire un bellissimo visore a infrarossi usando una vecchia telecamera VHS. È anche un modo molto ironico di presentare la vecchia telecamera VHS che mi ha fatto sorridere. E secondo video che vi metto nel doobly-doo è come controllare, questo è un trucco da 30 secondi che mi ha lasciato senza parole, bellissimo, come controllare se una pila alcalina è carica o scarica in una maniera velocissima senza bisogno del tester. E terzo video sul doobly-doo è qua un po' gioco in casa, perché ne ho una passione, lo sapete tutti quanti. Terzo video, come trasformare un orsetto di peluche in un orsetto spia. È una cosa molto simpatica, molto divertente, niente di pazzesco. Però date un'occhiata, ma date comunque un'occhiata a tutti i video di KeepKey, sono molto interessanti, ci sono molti trucchi che sono anche molto semplici, ma sono grandi comodità. Lui è KeepKey. Argomento del giorno. Lettura. Voi sapete che io non, ormai da molto tempo non guardo più la televisione, a malapena guardo il telegiornale, quando sono da solo non l'accendo quasi mai, la sera soprattutto non guardo più la televisione da, credo, dal novembre 2010, o forse anche un po' prima, più o meno in quel periodo. Per nausea, quindi ho sostituito la televisione, ho sostituito quella scatola magica che riempie la casa di letame, con i libri. Soprattutto a dicembre 2012, intorno a Natale 2012, mi sono fatto un bel regalo. Mi sono regalato un ebook reader, un lettore ebook. E qui so che scatenerò forse un po' le ire di qualcuno quando dirò che ho cominciato a leggere molto di più da quando possiedo l'ebook, e trovo che l'ebook reader sia una grande innovazione, un grandissimo strumento, e lo trovo estremamente più comodo dei libri. Infatti dicevo, scatenerò le ire di chi «sì, però l'odore della carta, sì sì, va bene, indubbiamente, però credo di aver sentito l'odore della carta anche quando si parlava dei documenti in ufficio prima dell'avvento dei computer». La tecnologia, in qualche modo, secondo me, deve influire anche sulla lettura, deve influire anche sullo sviluppo culturale. E io sono una persona particolarmente pratica, trovo che l'ebook reader sia uno strumento molto comodo e molto pratico, e prova ne è il fatto che da quando ho l'ebook reader, un anno e qualcosa, praticamente, due anni a novembre, due anni a dicembre, fondamentalmente io ho letto quasi un libro alla settimana, o diciamo tranquillamente più di un libro alla settimana, e sono arrivato a leggere, considerando che in vacanza leggo quasi un libro al giorno, sono arrivato a leggere intorno al centinaio di libri. Ho notato tante grandi cose che funzionano sulle book reader, da cominciando dal fatto che è uno strumento che ha un peso limitato. Io ho un Biblet della Telecom, è un apparecchio abbastanza semplice, legge vari formati generici, Cubnum, Mi Pocket, PDF con l'eventuale Adobe D. Obiettivamente il 96 grammi, 1 giga di memoria e la possibilità di espanderlo con la memory card, con la TF, con la SD, sinceramente
Io c'ho su veramente l'intera biblioteca di Alessandria in meno di 100 grammi di apparato. È molto comodo, molto maneggevole, è molto leggero e le dimensioni sono quelle di un tascabile medio, anche fondamentalmente il peso. La durata della batteria è eccellente, come qualsiasi ebook reader la durata della batteria si conta fondamentalmente in numeri di pagine, perché lo schermo, il display, il paper è uno schermo meccanico, non è uno schermo elettronico, quindi parliamo comunque di credo sulle 4.000-5.000 pagine con una carica completa della batteria, e di per sé, dato che quando lo collego in USB per aggiornarlo, per passare la roba, la batteria si ricarica anche, una bella batteria a litio, sta lì tranquillo. E secondo motivo di comodità dell'ebook reader è quello con il quale sono riuscito a convertire mia madre all'ebook reader. Io quest'anno ho regalato a mia madre un Kindle di Amazon, è il motivo che rappresenta il punto di scissione tra il piacere del profumo della carta e il piacere delle paper. Lo zoom. A livello mio, che comincio ad avere affaticamento degli occhi, che comincio a portare gli occhiali quando, soprattutto la sera, lavoro al computer, cominci ad apprezzare il fatto che mentre stai leggendo il libro, invece di prendere, come faceva mio nonno, la mega lente d'ingrandimento, sei lì e dici «va bene, ma ingrandisci un po' il carattere». O puoi avere veramente i caratteri alti 5 cm, leggere una frase a pagina, ma chi se ne frega, questa comodità sul libro non ce l'hai. Hai la comodità di portarti appresso tutta la biblioteca di Alessandria, veramente, io non lo so, in un giga ci van dentro. Io vedo la dimensione media dei miei libri è fra i 300 e i 500k, quindi in un mega ci vanno giù 2-3 libri, e quindi in un giga ci vanno giù 2-3.000 libri. E portateveli 3.000 libri nello zainetto. Tra l'altro, un'altra cosa che trovo molto comoda delle book reader, ma in realtà questo è un discorso più che altro legato al concetto del libro elettronico, è quello di poter approfondire gli autori più facilmente. Se reperire libri cartacei di un determinato autore può essere semplice o meno semplice, ci può essere quel libro che è difficile da reperire, che bisogna ordinare, che bisogna andare a ritirare da Dio solo sa dove, moltissime ebook sono molto più facili da reperire, o ci sono su Amazon, ci sono su IBS, ci sono un po' dappertutto. Quindi mi è più facile, per esempio, fare una cosa che ho cominciato a fare in questo periodo, ho cominciato in realtà a novembre, più o meno, dell'anno scorso, ho cominciato a leggere. Prima leggevo a temi, ho letto un po' di fantascienza perché è quello che mi piaceva, poi ho letto un pochino di fantasy perché volevo prendere degli spunti, adesso poi ho ricominciato a leggere fantascienza, adesso ho fatto un esperimento. Da più o meno novembre, o fine novembre, inizio dicembre, ho cominciato a leggere tutti i libri di un autore, si tratta di roba di fantascienza, di thriller di fantascienza, tutti mescolati, diciamo, a leggere in ordine cronologico di pubblicazione tutti i romanzi di Dean Koontz. Sono al momento, in questo momento sto leggendo Sopravvissuto, sono più o meno a metà, anzi ho superato la metà, saranno, se non ricordo male, 320-330 pagine, sono più o meno a pagina 180-190, e sto leggendo, appunto, ho appena finito di leggere a Intensity, sto leggendo i romanzi in ordine di pubblicazione cronologica, che è una cosa che mi ha aperto gli occhi su una situazione molto interessante. Leggere tutta la produzione di un autore in ordine cronologico ti fa vedere come si sviluppa l'autore nel corso del tempo, quali sono i temi che va a trattare, quali sono i temi che non va a trattare, quali sono alcune cose. Ho scoperto una cosa con Dean Koontz, comunque un giorno vi parlerò, quando ho finito, ormai mi mancano credo una decina di romanzi in tutto, un giorno vi parlerò, farò una bella recensione di tutti i romanzi di Dean Koontz, ma una cosa ve l'anticipo velocemente. Ho scoperto, per esempio, che
questo succede con ho l'impressione che succeda con autori che hanno pubblicato molti romanzi, che vanno dietro alla casa editrice che dice ok, dobbiamo uscire col prossimo romanzo. Ci sono delle volte che un romanzo, che un racconto può essere molto interessante, una trama ben sviluppata, ma che all'improvviso, con l'inconscio ho trovato il termine, la trama va a sbattere contro il muro. Nelle ultime 50-60 pagine, all'improvviso, personaggi che hanno seguito, personaggi laterali, il cattivo che ha inseguito i buoni per tutto il libro, che non si capisce effettivamente se è un cattivo, se è un buono, se vuole fare un colpo di coda, che cosa abbia intenzione di fare, nelle ultime 50 pagine arriva nella città in cui sono arrivati i buoni, in cui sono i personaggi, e voilà, muore, prima ancora di incontrarli. È allora che l'abbiamo seguita a fare tutto il tempo. Mi dà proprio l'idea che Cons sta sviluppando la trama, dice ok, sono a un buon punto, bisogna cominciare a tirare fuori, arriva qualcuno e gli dice oh, dobbiamo uscire col romanzo fra un mese. Ah vabbè, allora questo lo ammazziamo, questi si sposano, questa trova la sua vita, ok, va bene, ho finito il romanzo. E l'impressione che ho è quella. Ci sono di Dean Cons alcuni romanzi che finiscono così, ma moltissimi invece sono romanzi molto belli, ce n'è uno in particolare su cui, come ho detto, farò una recensione sui romanzi di Dean Cons, e ne farò una in particolare su un romanzo che è stato spettacolare, che vedremo più avanti quello. Ma adesso faccio la domanda a voi. Voi cosa pensate della lettura o delle book reader? Soprattutto cosa pensate delle book reader in sé? Il futuro della lettura è nelle book reader? Le book reader soppianterà il libro cartaceo? Oppure i due continueranno di pari passo? Il libro elettronico cambierà qualcosa nel concetto, nella cultura del libro? Cambierà il modo di scrivere, perché cambia il modo di leggere? Fatemi un po' sapere! Avete spazio per i commenti? Potete lasciare un commento qui, potete scrivermi su Twitter o su Memi, hashtag DDVOTR. Soprattutto fatemi sapere se vi è piaciuto questo vlog, se vi è piaciuto fate pollice in alto, dite che vi è piaciuto, condividete con gli amici. Ricordatevi, il vostro feedback per me è importante, se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale e ditemi un po' quello che ne pensate. Ragazzi, questo è tutto, concludo qui, noi ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti!